Hi, minasan, konnichiwa, salve gente, bentornati su Alosan. Ma come si può intuire dal titolo del video, oggi torniamo a parlare di yokai, le terrificanti creature del folklore giapponese. Era da qualche mese che non facevo un video del genere, ma eccolo qua, finalmente, un nuovo appuntamento dove vi faccio conoscere altre 6 nuove creature. Prima di partire con il video, però, vi ricordo ancora una volta di contribuire alla crescita del canale, se i miei video sono di vostro gradimento. Se vi va potete iscrivervi e mettere la spunta alla campanella per restare aggiornati. Come potete anche mettere un like, un commento o condividere. Tutta roba ben gradita. Adesso intro e poi conosciamo subito i nuovi yokai. Prima creatura del video è Nikusu, il demone sporpacarne. Un yokai spesso associato alla nostra figura del vampiro. Si tratta di un demone capace di prendere le sembianze di una ragazza molto giovane, non più di 20 anni, e si manifesta la notte fonda, nella zona con una ricca vegetazione o vicino alle montagne. Si dice avvistato su quelle di Kumano o sul monte Hatenashi. Poiché si nasconde al buio e si mostra solo come fanciulla, difficilmente si può dire quale sia la sua vera forma, magari proprio quella di una fanciulla demone. Questa creatura è solita sfruttare il buio a suo vantaggio. Aspetta che qualche malcapitato attraversi i sentieri montuosi di notte, poi con il suo fascino lo strega e subito dopo chiede in prestito la luce per la sua lanterna. A quel punto si avvicina cautamente al tizio per spegnergli la torcia e nel buio più totale, con un morso, succhia via tutta la carne, le viscere e il sangue dal corpo del poveretto, lasciando giusto le ossa e la pelle. Ecco perché viene definito come il demone spolpacarne oppure vampiro, ma sembra che per assorbire l'interno delle persone, non per forza di cose, serva un morso. A quanto pare basta anche solo sfiorare la pelle di qualcuno per iniziare a succhiare tutti i nutrimenti via. Alcune di queste creature sono anche più audaci, seducono qualche tizio che vive solo e con la scusa di un rapporto fisico finiscono per succhiare il tizio con calma mentre stanno a letto. Evitando la luce forte, sembra proprio che il loro punto debole sia questo, e perciò cercano di spegnere le lanterne che vedono in giro. Quindi, per non finire di essere catturati, bisogna evitare di farsi fregare dal loro fascino e mantenere ben stretti la propria fonte di luce. L'origine del Nikusui sembra derivare da una sorta di avvertimento, quello di non cadere vittima delle donne che, con la scusa di rapporti sessuali, finiscono per privare le persone dei propri averi, delle proprie forze. E che allontanano dalle cose principali per pensieri più fugaci, tipo di solo piacere. C'è un racconto riguardo questa creatura, che parla di un cacciatore di nome Genzo, solito cacciare sia di giorno che di notte presso le zone montuose. Una di quelle notti, per precauzione, portò con sé un fucile con proiettili benedetti, proprio per evitare possibili ocre. Mentre avanzava in un sentiero oscuro, un lupo sbucò dal nulla e con un morso gli bloccò i vestiti. Ma non fu l'unico a comparire. Poco dopo si presentò una splendida fanciulla che gli chiese un po' di fuoco per la propria lanterna. Il cacciatore, sospettando che qualcosa non quadrasse, c'è cioè un lupo che mi mantiene e una tizia strana nel nulla, iniziò a caricare il fucile. E potendo muoversi ben poco, riuscì giusto a porgere un po' di fuoco per far accendere la torcia. E la fanciulla, notando la situazione, decise di svanire nel buio. E con lei anche il lupo, subito dopo, allentò la presa. E puffò via. Quanto pare l'uomo era stato protetto da quel lupo, lo stava avvertendo di non proseguire per non finire vittima di Nikusui. Passati alcuni giorni, il tizio, il cacciatore, ritornò sul sentiero e di fronte a lui questa volta si presentò un'enorme e insolita bestia alta quasi 6 metri che si muoveva in modo strano. Allora prese il fucile, gli scaricò contro tutti i proiettili fino a farlo crollare. Poi andò vicino per controllare il cadavere, la creatura, il corpo e notò qualcosa di strano. Il suo corpo era privo di carne, fatta solo di pelle e ossa. A quel punto capì che la creatura era già stata spurpata viva. La ragazza che aveva visto in passato si trattava di Nikusui. Secondo Yoka nel video è Yamata no Orochi, o più semplicemente Orochi, il serpente ad 8 ramificazioni. È una delle creature più antiche presenti nella cultura giapponese. Il suo nome fa la comparsa nel Kojiki e Nihon Shoki, le primissime storiografie della nazione. Con questo penso di rendere chiara l'idea dell'importanza di simili creature.
ampiamente viene citata in moltissime cose come manga, anime, pellicole e videogiochi. Stando al testo, Orochi si presenta come un serpente con 8 code e 8 teste, dal corpo immenso dove cresce anche vegetazione come alberi, e con gli occhi e il ventre di color rosso acceso. Sì, descrivendolo così sembra più un drago, va? Simile al nostro Hydra. Questa creatura seminava il terrore presso la zona di Izuma, discendendo dal cielo accompagnata da tuoni e maltempo, alla ricerca di una donna da divorare come sacrificio. Un giorno, una delle principali divinità dello shintoismo, Susanoo, la divinità della tempesta e del mare, esiliata sulla terra per alcune malefatte, si ritrovò a passare proprio in quel luogo. Affamato, iniziò a girare alla ricerca di cibo, fino a ritrovarsi di fronte a una casa dove vivevano una coppia anziana e la loro figlia. Osservando per bene la situazione, vide che i due piangevano e la figlia aveva un'aria molto triste. Allora si avvicinò meglio per chiedere cosa non andasse. E i due gli spiegarono la storia di Orochi, di come la creatura aveva già ricevuto 7 delle loro figlie come sacrificio. E adesso toccava quella notte all'ottava. Susanoo, vedendo la ragazza di splendido aspetto, allora decise di aiutare la coppia e salvarla, ma in cambio voleva la ragazza come sposa. Inutile dire che i genitori acconsentirono pur di vederla salva. E allora, a quel punto, idea un piano. Fare una barriera di bambù con dietro 8 vasi, 8 barili pieni di alcol. Poi occultò la fanciulla, trasformandola in un pettine, e si nascose aspettando la creatura. Fatta notte, giunse Orochi, che non sapendo resistere all'alcol, iniziò a berlo. Appena finito, Susanoo sbucò dal suo nascondiglio e con la spada iniziò a lottare contro la creatura, che mezzo ubriaca finì per essere sconfitta. Poi con la spada lo fece a brandelli, iniziò a tagliare tutte le teste e anche tutte le code. Ma mentre tagliava l'ultima coda, la sua spada si spezzò a metà, perché al suo interno il mostro celava la leggendaria lama Kusanagi no Tsurugi, spada considerata uno dei 3 sacri tesori nazionali, custodita ancora oggi nel santuario di Atsuta. Terzo yokai è Boroborotoro, una creatura raffigurata per la prima volta da Toriyama Seki, artista del periodo Edo, noto in particolare per il suo censimento dei mostri giapponesi. Boroboroton è una creatura formata da un mucchio di vecchi e logori stracci, rientra nella famiglia degli Tsugumogami, cioè creature nate da vecchi oggetti dimenticati, in questo caso un abito oppure un futone, ormai disuso, che ritorna come entità maligna. Loro prendono vita quando si sentono ignorati da molto tempo e assalgono così il proprietario o chi si trova in casa. In alternativa si animano e iniziano a mettere a soqquadro la casa, distruggendo tutto, magari in compagnia di altre entità, facendo un party. A quanto pare i Boroboroton possono nascere anche da abiti indossati da persone dai pensieri negativi. Questi si impregnano dei pensieri ossessivi di chi li indossa e quando il tizio muore, il suo spirito finisce per entrare nei vestiti ormai vecchi e logori, creando scompiglio. Ma esiste un trucchetto per capire se un abito si tratta di un Boroboroton oppure un semplice abito. Loro sono facilmente individuabili perché si mostrano agli altri come vestiti nuovissimi, nonostante usati negli anni e ormai dimenticati da molto tempo. Quarto yokai del video è Kamikiri, il tagliacapelli. Una creatura che ricorda un uccello umanoido un po' raggrinzito, dotato di 2 artigli tipo forbici sulle proprie mani, che utilizza per tagliare le cose, di preciso i capelli. Questi sono molto piccoli e agili, si insuffano facilmente nelle abitazioni della gente e, approfittando di un momento di distrazione, che sia maschio oppure femmina, lui si avvicina e, senza farsi notare, zac, zac. Con i suoi artigli si diverte a tagliare i capelli. Sì, una sorta di mostro barbiere, mi farebbe comodo in questo periodo. Sembra che quando una persona si sposa con un yokai in mutaforma a sua insaputa, il mostro Kamikiri appare e gli taglia i capelli senza farsene accorgere. Sulla sua origine si dicono varie cose, come che in realtà si trattasse di una volpe o di un insetto capace di tagliare i capelli, ma si afferma anche che la sua nascita sia dovuta ad alcune persone con il feticismo verso i capelli, un interesse tanto forte che porta a tagliare quelli della gente. Agli inizi del 1900 si parla anche di un uomo che fu arrestato perché andava in giro a tagliare i capelli delle donne. Credeva che tagliare ciocche a 100 donne avrebbe giovato al suo corpo. Forse era stato preso di mira da questo Kamikiri. Oppure era semplicemente un maniaco zozzone. C'è un episodio che riguarda questa creatura che risale alla fine del 1800. Una sera la giovane domestica Gin
si recò al bagno dietro la villa dove prestava servizio. Dentro al bagno improvvisamente sentì un brivido freddo lungo il corpo. Vide i suoi capelli accocciati di colpo, che finirono al suolo. Terrorizzata fuggì via e iniziò a raccontare a tutti dell'accaduto e come i suoi capelli improvvisamente erano stati tagliati. Poco dopo la ragazza si ammalò e finì per ritornare a casa sua dai genitori. La gente incuriosita dell'accaduto si recò subito sul luogo dell'incidente e una volta dentro trovarono proprio la ciocca di capelli della donna sul pavimento. E da quel momento in poi nessuno utilizzò più quel bagno pubblico. E senza avere prove certe su come fosse capitato, subito pensarono a una creatura chiamata Kamikiri. Il prossimo yokai è il Gangikoro, il piccolo bronzo della riva o il piccolo ragazzo della riva. Nonostante il nome, si tratta di una piccola creatura pelosa come una scimmia, associata all'acqua. Dotata di un'enorme dentatura affilatissima ed enorme, quasi da ricordare una tagliola. Si può definire come una quasi copia del K, infatti alcuni sostengono che sia una variante oppure una forma di transizione del K, magari durante il periodo invernale muta la pelliccia e fortifica la dentatura. Questo spiegherebbe la forte somiglianza tra le due creature, ma non si può dire con certezza. Non si avvicinano mai ai centri abitati, perciò non sono una grande minaccia per le persone. Si trovano esclusivamente nelle vicinanze dei fiumi e dei percorsi d'acqua. Per questo una creatura tanto temuta dai pescatori, che quando la beccano devono lanciargli un pesce bello grosso, non importa se è scrauso oppure no, devono lanciargli quello e fuggire subito via. Gangikoro, con la sua dentatura affilatissima, è capace di tritare ossa e roba robusta, come se fosse niente, tipo Grissini. Quindi più il pesce è grande, più si ha tempo per poter scappare via. Ultima creatura del video è il Raiju, la belva del tuono. Nome che può risultare familiare a qualcuno perché richiama quello di un famoso Pokémon elettro. Questo yokai viene visto come il fulmine che prende forma sulla terra con le sembianze di una bestia simile ad un lupo o un cane, anche se ci sono varianti come alcuni felini, insetti, rettili oppure draghi, ma in generale è raffigurato come un lupo. In tempi antichi non si sapeva dare spiegazioni a determinati effetti meteorologici e il Raiju veniva visto come la risposta ai fulmini. Una bestia divina tanto famosa e temuta perché mandati sulla terra dalle divinità per punire qualcuno, scendendo come un fascio di luce insieme al suo enorme boato, che sarebbe il rumore del tuono. Se venivi colpito da appunto il Raiju che facevi il suo dovere per conto di qualche dio, oppure se il fulmine portava un incendio, era sempre una punizione divina, in particolare da parte di Raijin, la divinità del tuono, spesso calma, ma che quando si arrabbia porta alla nascita di forti temporali, perciò i due in forte collaborazione. Il Raiju, una volta sulla Terra, si può spostare sotto forma di piccola sfera lucente o come massa infuocata, ed è letale non solo per la discesa come fulmine, ma anche per la ferocia, in particolare per gli artigli infetti. Si dice che se si finisce frastornati da uno di questi fulmini, un buon rimedio sembra quello di mangiare una pannocchia, perché è tra i cibi preferiti della creatura. C'è inoltre una strana credenza riguardo il Raiju. Si dice che una volta sulla terra riposino dentro l'ombelico delle persone e per questo durante il temporale era consigliabile dormire a pancia sotto per evitare di essere colpiti. Ma come mai proprio l'ombelico? Beh sì, è insolito e strano. Beh, sembra che la divinità Raijin fosse ghiotta di questa parte del corpo. Chissà, forse perché quando lo stomaco brontola fa un rumore che ricorda quello del tuo. Forse per questo? Chissà, fino a pochi secoli fa era molto famoso come yokai, alla pari del Kappa, del Kitsune, del Tanuki. Venivano fatte sue raffigurazioni con la tassidermia, illustrazioni e comparivano in alcuni testi. Poi, con l'arrivo della modernizzazione e le nuove scoperte scientifiche riguardo l'elettricità, il Raiju non veniva più associato a questi effetti climatici. Per questo, pian piano, dimenticato. Estinto in seguito all'arrivo della modernizzazione. Ecco qua, gente, siamo giunti alla fine anche di questo nuovo appuntamento a tema yokai. Come sempre, spero sia stato un video di vostro gradimento. In futuro vedo di non ritardare tanto come questa volta, penso siano passati 4-5 mesi dall'ultimo video. Sì, forse sono 4-5 mesi. Vabbè, nel caso, ricordatemelo. Con quelli mostrati a oggi, siamo giunti a 70 yokai visti qui sul mio canale. Per i 100, sto pensando di fare qualche speciale. Non so ancora bene cosa, ma ci sto pensando bene. Se avete suggerimenti, sono ben accetti. Io adesso vi lascio con una Yokai Parade e vi saluto. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Non mancate. Alla prossima. Matane.